HTC Magic versus HTC Hero sul lab di cellularemagazine.it con Emilio Vignapiano. Prima di tutto partiamo dalle dimensioni dei due modelli, 113x55x13,6 mm per il Magic, 112x56,2x14,3 mm per l'Hero. Peso leggermente diverso anche, 119 grammi contro 135 grammi. Vediamo un attimino alcune delle differenze. Nella parte superiore, jack da 3,5 mm per l'Hero, è la prima volta su un terminale HTC che troviamo un jack per le cuffie. Naturalmente per Android, niente sul lato destro, porta mini USB per caricare e sincronizzare, stessa posizione anche del microfono come potete vedere. Sul lato destro invece abbiamo bilanciere del volume su ambedue i terminali, sull'Hero però è perfettamente integrato nella scocca. Parte frontale occupata dal display da 3,2 pollici, classica risoluzione per gli smartphone Android 320x480 pixel, sono 16.000 colori, molto brillanti. Doppio LED flash su ambedue i modelli, 7 tasti funzione se consideriamo anche la possibilità di cliccare la rotellina. Diverso posizionamento però per il back e il cerca. Qui è posto nella parte destra, diciamo comodissima questa posizione, non tanto bella a vedersi graficamente nel terminale, però quando il telefono è in modalità landscape sono facilmente digitabili e facilmente raggiungibili molto di più di quelli del Magic. Differenze per quanto riguarda le bande non ce ne sono, infatti sono ambedue dei quadribanda GSM GPRS con connettività Edge anche, non manca l'UMTS e l'HSDPA. Abbiamo il Wi-Fi su ambedue i modelli, il GPS, differenza c'è nella RAM, infatti mentre il Magic di Vodafone monta 200, scusate, 199 MB, l'Hero monta 288 MB come il Magic di Team. Questa differenza è dovuta all'interfaccia Sense che assorbe molta RAM ed è molto molto bella. Diamogli un occhio, come potete vedere questo orologio ricorda molto quello presente sull'HTC Touch Flow User Interface, infatti il Sense è una derivazione diretta di quell'interfaccia. 7 le pagine disponibili. Dove HTC, secondo la filosofia basata sui tre principi, Make it mine, stay close and discover the unexpected, ha praticamente personalizzato questi modelli. Il beep era di un messaggio, infatti c'è la mia SIM, c'è infatti un alert che mi dice che c'è un nuovo messaggio. HTC ha personalizzato questo telefono molto di più rispetto agli altri modelli. Infatti, come potete vedere, non c'è più with Google, ma c'è semplicemente HTC. Cogliamo l'occasione per darvi un'altra differenza. Fotocamera da 5 megapixel nel Hero con zoom, 3,2 megapixel nel Magic senza zoom. Speaker nella parte alta, speaker nella parte laterale. L'audio è praticamente identico su ambedue i modelli. L'Hero abbiamo notato che il volume è un po' più alto nel viva voce, però inizia a gracchiare in particolare nelle ultime due livelli di volume. Andiamo un po' a vedere l'interfaccia nuova anche per quanto riguarda la parte telefonica. Come potete vedere, è completamente tutto messo in una sola schermata, al contrario di quattro tab, scusate, che c'erano prima. Questo aiuta tantissimo e velocizza l'utilizzo della rubrica, della lista chiamate, dei contatti, quindi di per sé è un'ottima, ottima personalizzazione da parte di HTC.
Qualcuno ha storto il naso per i colori che sono identici al Touch Flow montato sui dispositivi Windows Mobile, ma è solo un'osservazione di carattere cromatico. La funzionalità ne guadagna e non poco con questa interfaccia. Qui un piccolo tutorial che ci dice come utilizzare questa nuova interfaccia. È velocissima a scorrere, questo dovuto anche alla RAM. Questa differenza di RAM si vede anche nel browser. Il browser infatti finalmente supporta il multitouch, come potete vedere, ed è integrato in pagina il Flash Player. Il Flash Player però rallenta tantissimo la navigazione, in particolare quando ci troviamo su siti come YouTube. Ci troviamo ad avere delle pagine caricate più lentamente e con una velocità di scorrimento nettamente inferiore rispetto a quelle dove non c'è il Flash Player o quelle aperte con il Magic. Al contrario, quando vi trovate su pagine dove non è presente alcun tipo di oggetto in Flash, il browser internet è più veloce rispetto a quello presente sul Magic. Questo dovuto anche alla maggiore memoria RAM. Tutti e due gli schermi sono capacitivi, quindi come abbiamo visto, si può utilizzare il multitouch. Piccola osservazione sui tasti, qui erano praticamente integrati nella scocca, come potete vedere. Qui sono un po' più alti, però sono sempre difficili da digitare. Infatti si sentono sotto le dita, però non c'è un ottimo feeling, in particolare anche per questo tipo di curva che HTC ha voluto dare a questo modello per seguire un po' quella che è la curva del viso. Anche quando un telefono non viene appoggiato, non c'è rischio di graffiare lo schermo perché lo spazio che si interpone permette di tenerlo sempre sollevato. Differenza anche nella batteria, nelle dimensioni in particolare della batteria, questo si fa sentire nella durata. Infatti, con un utilizzo intenso, come ne faccio io di questi terminali, con la batteria del Magic chiudevo una giornata ma non oltre. Dovevo ricaricare, durante la notte per poi essere tranquillo nel giorno successivo, mentre con l'Hero sono riuscito ad arrivare quasi quasi a 2 giorni, quindi di per sé un passo avanti nonostante la maggiore RAM integrata. I prezzi di questi due telefoni sono simili, ma c'è una differenza di 50 euro. Infatti, mentre l'HTC Magic brandizzato Vodafone costa 449 euro, abbiamo per l'Hero invece un prezzo di 499 euro. Si vede anche come la personalizzazione dell'interfaccia utente sia diventata, al contrario dei primi modelli di HTC, sia diventata veramente importante. Questo apre degli scenari sicuramente positivi, come quando ci troviamo ad utilizzare applicazioni come Footprint o Peep, che permette di avere tutti i messaggi Twitter direttamente integrati nei widget. Diventa però un po' inquietante quando andiamo a pensare alle possibilità di personalizzazione che i produttori possono fare. Questo potrebbe portare ad avere notevoli differenze tra i modelli Android con possibili incompatibilità. Questo è un rischio che Google deve cercare di tenere a bada, in particolare se vuole avere uniformità dello sviluppo di applicazioni. Infatti, per ora tutte le applicazioni presenti sul market di Android sono compatibili con i terminali in commercio. Vedremo se questa cosa, speriamo anzi, che questa cosa rimanga tale. Nel chiudere volevo ringraziare Andrea di Androidiani delle conversazioni avute su questi due modelli e lo scambio di osservazioni. Per cellularemagazine.it, Emilio Vignapiano con l'HTC Magic e l'HTC Hero.